Cara Trenord, quest'anno ho visto passare i tuoi treni un'infinità di volte, a tutte le ore, e ho provato tenerezza nei tuoi confronti, sapendo che viaggiavano per obbedire a orari e tabelle, perché dovevano portare quanto prima chi era atteso per necessità al suo posto di lavoro. Il loro arrivare e ripartire, scandito dai movimenti di macchinisti e controllori, è stata una clessidra che ha dato geometria ai giorni di un'epoca in cui le sicurezze si sono smarrite dentro le cifre della paura. Ma io sapevo di poter contare sulla tua presenza, anche quando delle carrozze restava solo il rumore. Sarà proprio in questo rito, nella liturgia dei tuoi viaggi, nello scivolare delle ruote sui binari, che noi riprenderemo da dove abbiamo smesso. Dalla foresta di volti nei mattini, dal vocio speranzoso dei pendolari con gli occhi sgranati sull'orologio, anche quando non sei puntuale. Dalla pigra indolenza della luce che non vuole sorgere. Dall'aria frettolosa delle stazioni che segnerà ogni nuovo inizio. Con tutto ciò che di buono abbiamo comunque ricevuto e ci farà sentire comunità.